Siamo lodati Gesù e Maria. Questa 18ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ci mette anzitutto dinanzi il tema del nostro rapporto con i beni terreni. Abbiamo visto sia il Coelet che il Vangelo parlano proprio di beni materiali. La seconda lettura riprende questo tema e amplia un pochettino lo spettro, diciamo così, di azione. Quindi non parla soltanto dei beni materiali, cioè delle ricchezze, ma anche di altre cose che San Paolo definisce cose che appartengono alla terra. E vorrei un pochino approfondire con voi questo tema, perché proprio nelle lettere di San Paolo e nella seconda lettura in particolare c'è una prospettiva di lettura dell'uomo molto molto importante che ci interpella. Cioè, secondo San Paolo ci sono due tipologie, diciamo così, di uomini, e quindi due stili di vita. C'è l'uomo della terra, che pensa alle cose della terra, terrene, e l'uomo del cielo. La lettura comincia così, no? Dice: fratelli, se voi siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, cioè le cose del cielo. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù e non a quelle della terra. Perché quando uno ha incontrato Cristo, prosegue, la vita terrena ha perso di consistenza, non nel senso che viviamo come dei mezzi alienati, ma tutte le cose che normalmente attraggono tanto gli uomini, adesso lo vedremo perché San Paolo tra l'altro ne parla, perdono di importanza, sono diventate altre le cose importanti. Ecco, un cristiano è per antonomasia un uomo celeste fin da quando vive su questa terra, cioè un uomo che cammina certamente in questo mondo, opera delle cose del mondo, si serve delle cose del mondo, sa usare bene le cose del mondo, ma c'ha lo sguardo fisso verso il cielo. Quindi cammina con i piedi per terra, d'accordo, ma c'ha lo sguardo fisso verso il cielo, non si lascia imprigionare dalle cose del mondo. Quali sono? San Paolo a un certo punto scrive, prosegue dicendo queste parole: fate morire, anticamente si diceva mortificate, la stessa cosa, perché mortificare in latino significa dare la morte, fare morire ciò che appartiene alla terra. E di cosa parla? La cupidigia, di cui parlava anche Gesù nel Vangelo e di cui parla anche il Coelet nella prima lettura, cioè il desiderio smodato e l'attaccamento ai beni materiali, terreni e ai soldi. Questo tema è stato approfondito già nell'omelia di ieri sera. Ma ci sono anche altre cose: impurità, immoralità, passioni e desideri cattivi. Queste sono quelle che elenca San Paolo. Allora, cosa significa questo? Dicono i maestri di spirito che l'uomo della terra, e qui ci rientriamo tutti quanti, è attaccato a tre grandi categorie di beni. Tre. La prima l'abbiamo già vista, sono i soldi e i beni terreni. Ma poi c'è un'altra cosa, che sono i piaceri dei sensi, i piaceri sensibili, adesso lo vedremo. E la terza cosa sono gli onori. Noi ci teniamo che tutti pensino bene di noi, parlino bene di noi, non ci mortifichino, riconoscano le cose buone che facciamo. Guai a chi ci tocca, guai a chi ci dice mezza cosa. San Tommaso d'Aquino dice che questi sono i tre beni preziosissimi per l'uomo della terra, che possono diventare idoli, nel senso che l'uomo si appressa a quelli e di nostro Signore Gesù Cristo se ne scorda completamente. Allora, facciamo un elenco dei piaceri. Oggi penso che non sia difficile. La nostra società oggi è diventata di fatto una società edonista, dicevano i filosofi antichi. L'edonismo significa ricercare la felicità nei piaceri sensibili. Io sarò felice quanti più piaceri sensibili posso godere. Quali sono? L'impurità e l'immoralità, siamo tutti grandi cervi, non c'è bisogno di dare troppe spiegazioni, no? Quindi penso che sia molto molto chiaro, però pensiamo a dei fenomeni abbastanza brutti del nostro mondo contemporaneo. Non so se voi sapete i numeri, perché noi poveri preti ogni tanto dobbiamo fare conti con certe... Voi sapete i numeri della pornografia? E anche della pornografia estrema, sono agghiaccianti. Cioè, quante ore un italiano al giorno passa davanti al computer a vedere questa monnezza? Piccoli e grandi. Chiaramente sono sicuro che non riguarda voi che siete presenti, no? Però sono numeri inquietanti, tantissime ore. Voi sapete quante persone si sono rovinate il cervello e la vita
con le macchinette che stanno in giro, come si chiamano? Con le slot, stanno tutto il giorno a fare. Ci passano le giornate intere. Voi sapete quanti ragazzini stanno cominciando a uscire fuori di testa perché stanno 5, 6, 7, 8 ore al giorno davanti ai videogiochi, ai giochetti. Ci stanno delle patologie negli Stati Uniti, stanno cominciando a registrare delle nuove forme di patologia mentale legate a queste cose. I ragazzini non escono di casa, non parlano con nessuno, stanno tutto il giorno a fare così. E capite quando poi cresceranno che cosa sono quelli lì? Sono piaceri sensibili, perché il videogioco è una cosa che io vedo, quindi attrae la mia vista e mi fa divertire, capite? È un piacere sensibile, capite? Andiamo avanti. In Italia l'alcol, lasciamo perdere il tabagismo, bere un bicchiere di vino, capite? Non c'è niente di male, così come per un ragazzotto. Se un ragazzotto si fa una partita, fa mezz'ora davanti al videogioco, non è la fine del mondo, ma conta mezz'ora, conta ore. Un conto che te bevi un bicchiere di vino, un conto che te bevi 2 litri di vino al giorno. Anche questo fenomeno è molto diffuso in Italia, tanto, capite? Le ore che si passano davanti alla televisione, le altre statistiche, io giro sempre a benedire le case. Adesso non voglio offendere, cioè, se sono cose che vanno così, no? Ma è rarissimo che io trovi una casa dove non sta la televisione accesa, anche se uno non la guarda, suona, capito? Ma la televisione che cos'è? La televisione la guardo con gli occhi, la sento con le orecchie, sono tutti quanti forme di piaceri sensibili. Allora, se io sto sempre a pensare a questo, la mia anima, che fine fa? E tutte queste cose, ci ricorda la sapienza della Bibbia, finiranno, perché tra 100 anni siamo tutti morti, capito? Le slot machine in paradiso non ci stanno, i videogiochi non ci stanno, le bevande alcoliche non ci stanno. Che cosa abbiamo fatto della vita terrena? Capite? La parabola di Gesù nel Vangelo, questo ha passato una vita a accumulare il bene. Oh, mo adesso sono arrivato qua, da una pensione, mo quest'anno c'è sta pure quota accesa, con una pensione prima, oh, mo adesso mi diverto, me la godo, e il Signore dice, e chi te l'ha detto che campi fino a 100 anni? Stanotte ti sarà richiesta la tua anima, che ce fai con tutti i soldi che hai accumulato? E che cosa mi porti a me, capite? Perché ecco il grande punto di meditazione per noi, e poi possiamo anche chiuderla l'omelia. Che cosa gli andiamo a raccontare al nostro Signore quando andiamo dall'altra parte? Cioè, noi abbiamo una vita terrena che ci è stata data non perché stiamo tutto il giorno a perdere tempo, capite? In cose, ripeto, tutte quante le cose sensibili. Cioè, se io oggi è domenica, mia mamma faceva sempre i pranzi più buoni la domenica, quindi se la domenica uno fa un buon pranzo, se mette seduto, ringrazia il Signore e buonanotte, insomma, no? Se apro una bottiglia di vino, se bevo un buon bicchiere di vino, non succede niente. Anche se bevo un goccetto di liquore, non succede un goccetto, perché lo sapete che chi è che fa i liquori? I monaci, i grappisti, fanno dei liquori buonissimi. Se fosse male il liquore in se stesso non farebbero il liquore, no? Certo, se bevi mezzo litro di amaro, vai fuori di testa. Quindi quello che dobbiamo imparare nei confronti dei beni della terra è il retto uso, è la moderazione, e dobbiamo insegnarlo anche ai nostri figli. Mi sono scordato un esempio, voi avete sentito sul giornale che è successo 10 giorni fa? Stavano facendo, non so, una gita, un campo, scuola, forse noi, gli hanno tolto il cellulare a una ragazzina. Questo ho fatto pure io al campo scuola con i ragazzini, cioè nel senso che del giorno il cellulare, perché sapete cosa fanno i ragazzini? Io l'ho visto, stanno ininterrottamente a fare TTT, a guardare Facebook, Instagram, dalla mattina alla sera. Adesso nella nuova applicazione ci stanno i consumi medi quotidiani, 4, 5, 6 ore al giorno. Io l'ho visto, tu vai una sera a mangiare una pizza insieme, mica se riescono a fare due chiacchiere, WhatsApp, cose, in pitch, in continuazione. A quella gli ha tolto il cellulare, si è buttata dalla finestra, è morta. Capite cosa? Cioè noi non possiamo, cioè tutto questo, capite? Queste sono le nuove forme di attaccamenti ai piaceri sensibili. Una volta non c'erano e c'erano altre cose. C'erano le terme a Roma, c'erano tutti quei bagordi, capite? Perché l'uomo è sempre lo stesso, solo che queste forme adesso stanno diventando virulente e diffuse, e non c'è un freno, perché oggi a messa c'è l'8% degli italiani, quindi queste cose le sente nessuno, e uno continua a vivere in questo modo andandosi a rovinare la vita,
quella terrena e quella ultraterrena, quindi camminando veramente a, che avete visto, come un treno supersonico che si sta sfracellando verso un burrone, senza neanche che se ne accorge, pensando che magari così sarà felice. Io ho incontrato nella mia vita, insomma, tante cose. Mi ricordo una storia di una persona che sentì, che aveva conosciuto un cantante famoso e aveva avuto la possibilità di trascorrerci una serata insieme. Insomma, questo non mi fece il nome, grazie a Dio. Dice, io mi sono convertito, lo sai perché? Perché dopo quella sera che ho trascorso questo, alle due stavo ubriaco fradicio, con una faccia fino ai piedi. Io pensavo, dico, ma questo sarà l'uomo più felice del mondo. Invece questo sta peggio di me. E dopo questa esperienza ha cominciato un cammino di conversione, perché vivere in questo modo non ti fa vivere felice, ti fa vivere da disperato, da alienato, da disadattato. E dopo da grandi cominciano ad avere la depressione, questo, quello, quell'altro. Le famiglie si sfasciano perché? Perché tu non sei buono più a relazionarti col prossimo, capito? Non è che ci vuole la scienza infusa. Allora, qui noi dobbiamo capire, io sono un uomo terreno o sono un uomo celeste? L'uomo celeste è quello che pensa anzitutto alle cose più importanti, che è il nostro Signore, che è il bene dell'anima, che sono le cose dello spirito, ed è capace, si è educato e si controlla ad usare del bene della terra appunto come mezzi, ma non come fini, dietro cui si perde la vita. Quindi questo è punto di esame di coscienza per tutti quanti. Se su questo non ci siamo, fatto l'esame di coscienza, andiamo a fare una buona confessione, perché usare disordinatamente dei beni della terra è peccato. È peccato perché fa male a me oggi e fa male a me in prospettiva della vita eterna che mi attende. Beh, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad essere sapienti, ecco, perché porci queste domande, ecco, e darci anche le adeguate risposte e fare le opportune scelte, è un problema innanzitutto di sapienza, perché la vita è la nostra, le scelte che facciamo le possiamo fare soltanto noi, ecco, ma queste hanno delle conseguenze positive o negative a seconda di dove si orientano, e positive o negative, ripeto, non soltanto per la vita che verrà, ma anche per la qualità e il benessere vero della vita attuale. Siamo lodati Gesù e Maria.